Ha un curriculum televisivo incredibile, anche se forse il teatro ad averla consacrata con il grande pubblico è social, è diretta e ha fatto dell'ironia un elemento di grande gentilezza. Ma è o non è una brava ragazza? Parlando di Michele Andreozzi, che incarna perfettamente l'evoluzione dell'intrattenimento italiano, perché non so se lo sapevate, ma lei negli anni 80, scherzo, fine anni 80 ovviamente, lavorava nella redazione di Domenica In e adesso ha debuttato alla regia cinematografica e io personalmente la adoro. Attrice, sceneggiatrice e autrice, ha raccontato la donna, anzi le donne, e in tutte le loro sfaccettature e soprattutto contraddizioni. Muso a terra, fottuto bastardo! Nel suo primo film da regista, ovvero 9 lune e mezzo, ha diretto Claudia Gerini, ma in realtà anche se stessa, e ha dichiarato di aver litigato con se stessa, e io per questo l'ammiro, perché è una delle poche a ribadire quanto sia difficile stare davanti e dietro la macchina da presa, perché non è semplicissimo far tutto e soprattutto saperlo far bene. In questo film tutti le hanno riconosciuto di aver parlato di maternità, ed è vero, è un tema fondamentale, ma in realtà lei qui parla della necessità di sorellanza, ed è qui che entrano in campo le giornaliste. Con il secondo film da regista, Brave ragazze, che è da poco uscito nei cinema, continua a parlare di ragazze, di donne, di sorelle, ma lo fa diverso, con un taglio umoristico molto differente e si rifà a una storia degli anni 80, perché in fondo anche lei è vintage, un po' come noi. Con il titolo Brave ragazze si sarà rifatta un suo vecchio programma televisivo dal titolo omonimo? Oppure anche lei è amante come noi dei cartoni animati e avrà pensato al trio di Occhi di Gatto? Michele Andreozzi è una grandissima donna di teatro, come dicevamo prima, perché fa sia regia teatrale ma è anche autrice. Tra i suoi migliori successi, per chi se li fosse persi, c'è L'amore al tempo delle mele, Ring e Maledetto Peter Pan, e lei è una delle poche che interagisce con il pubblico in sala e quindi evita anche di far prendere il cellulare dalla borsa o dalla tasca e soprattutto evita al pubblico di russare.